Musik schon kurz. Vediamo. Sembra felice di averti visto. È difficile scrutare attraverso l'inquinamento qui presente, ma lei passa comunque la maggior parte del tempo con gli occhi rivolti al cielo, alla ricerca di scintillastri. Dice che il cielo è così sporco che si vedono a malapena, ma a volte di sera fanno breccia attraverso le nuvolerce. Si chiede cosa ne farai di tutto quel potere che hai accumulato. Ripulirai i cieli o li tingerai di rosso fuoco? Pensa che ti piacerebbe vedere le nuvolerce diradarsi per lasciare spazio alle scintillastri nel cielo. Quanto sarebbe bell'ovvio. Ogni volta che individua uno scintillastro, le piace pensare che non siamo poi così soli. Che da qualche parte lassù, anche se qui un giorno dovesse finire tutto, altri mondi vadano avanti. Nova si domanda se tu abbia mai alzato lo sguardo verso gli scintillastri, chiedendoti se anche tu, come loro, segui degli schemi immutabili, imprigionato in una danza notturna senza fine, o se puoi fuggire da questo destino. Apprezza che tu la pensi così. Non è sicura che lo stesso valga per lei. Si chiede se chi vive vicino a quegli scintillastri riesca a vedere il nostro mondo. Forse dopo la sua morte anche il nostro scintillastro sparirà. Dice che adora come cerchi sempre di rendere tutto più luminoso. Si domanda come fai a stare con gli Jagni. La disturbano sempre quando prova a osservare gli scintillastri. Dice di comprendere. Vorrebbe solo che la lasciassero in pace. Dice che quando parla con te, i suoi occhi brillano come due scintillastri. Si chiede se anche a te piaccia fantasticare. Il suo sogno è scritto nelle stelle. I suoi genitori l'hanno persino chiamata la ragazza con le stelle negli occhi. Nova, per l'appunto. Nova dice che sua madre era una stella del rock, ma non è mai stata presente. Eppure, quando le stelle risplendevano, lo faceva anche lei. E così ha realizzato chi fosse davvero una creatura della notte. Ma ora la sua testa è tra le nuvole. In certi luoghi l'inquinamento è così fitto che nulla può penetrarlo, nemmeno il suo occhio lungo. Qualcuno che produce musica, ma non standosene in cielo. Pensavi a tutt'altro, vero?
con la Amati. Nova dice di aver individuato uno scintillastro quando il cielo notturno era limpido. Le ricerche di suo padre sostengono che anche un solo frammento di scintillastro possegga notevoli qualità amplificatrici. Lupate patu. È convinta che una scintischeggia potenzierebbe il suo occhio lungo a tal punto da permetterle di osservare le stelle ogni notte. Si domanda se puoi tenere d'occhio il cielo notturno per lei. Nini, Malek. C'è uno scintillastro che ha già squarciato l'atmosfera. Perciò non ci vorrà molto prima che si schianti al suolo. Quando succederà, vuole che tu ne estragga una scheggia e gliela riporti. Si augura che tu non lo faccia. Ritiene che non esista nessun altro che considera così prezioso quel frammento. È tutto così vivace durante il giorno. Hai trovato l'occhio lungo. Puoi usarlo per individuare gli scintillastri prima che cadano. Scie brucianti nell'atmosfera. Attenzione! Sta iniziando a piovere. Più avanti c'è una sdoppiovia, come una domanda in attesa di risposte.
Un mostro sonnecchia da queste parti. Chissà che... Se trovi la posizione giusta per le schegge, dovresti riuscire ad aprire lo scintillastro ed estrarle tutte. Ce l'hai fatta! Guarda come brilluccicano! Nova dice che le stelle brillano su di te e che anche tu hai un legame con loro, altrimenti non ti avrebbero mai guidato al sito di schianto dello scintillastro. Dice che ricoprirai un ruolo ben più grande di quello che immagini in questa storia. È scritto nelle stelle. Nini, Malek. Dovresti cominciare inserendo una scintischeggia nell'occhio lungo. Pensa che la scheggia amplificherà l'occhio lungo a tal punto da poter osservare oltre la nebbia inquinante. Thank you.
Dice che è una fortuna. Lava che Nova dice che è la tua stella polare. Ti accompagna nella notte. No. Ti dice. Orientalo qua e là finché non adocchi uno scintillastro che piove dal cielo. Puntalo nella giusta direzione. È andata alla grande. Ce l'hai fatta. Nova è certa che suo padre sarebbe stato fiero di come ha amplificato l'occhio lungo. Nova dice di avere una scorta di oggetti peculiari del mondo che fu, lasciatale dal padre quando ha abbandonato il planetario. Ok. Non è interessata a quei grottami. Non fanno che riportarle alla mente i ricordi di un mondo che non c'è più. Le faresti un favore se ne portassi via qualcuno. Non ne è sicura. Suo padre se ne curava ben più di quanto lei abbia mai fatto. Nini, Malek. Nova dice che dovresti tenere l'occhio fisso sulle stelle e i piedi ben piantati a terra. È sorpreso che tu debba andare. Onesto. Bei pantaloni.